Belli creps, bitch, tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il 25esimo episodio del mio Let's Play su Pokémon Vega. Allora, ci avevo lasciati che ero dentro la settima palestra, infatti in questo episodio farò solo la settima palestra. Anche se in realtà dire solo la settima palestra è una cosa sbagliatissima, perché questa palestra è difficilissima. Non solo per la capo palestra, perché si dimostra molto forte, e vi ho spoilerato che è una lei. È molto forte, ma per il sistema di spostamento di questa palestra. Vi ho già fatto intravedere che bisogna usare forza su queste rocce per farle spostare. Allora, noi prima andiamo da questi due e li sconfiggiamo. Non è una lotta in doppio, solo su Smeraldo ci sono queste lotte in doppio. Comunque ho messo per primo Absol con il Fortunuovo, se non mi sbaglio. Sì, ha un sacco di esperienza preso, però non posso neanche guardare, adesso guardo. Comunque ragazzi, voglio scusarmi perché la mia voce è completamente diversa con il raffreddore, qui ho sbagliato. Non ho visto... sì, Lucky Egg. Volevo scusarmi, ma la mia voce è completamente diversa. Non so se vi dà fastidio, però ragazzi, ho il naso aperto perché ho usato uno spray molto potente. Ho usato uno spray molto forte che me l'ho aperto, ma ha un effetto temporaneo. Però è un vero sollievo. Però la mia voce rimane sempre quella di uno raffreddato. Ed è molto diversa, forse anche abbastanza fastidiosa. Allora, noi adesso dobbiamo usare forza. E vi dico che intanto, come avete visto, è psico la palestra. Avevo insegnato forza a Girafarig, perché è al posto di Pestone, e ci saranno tanti save state. Per esempio adesso mi sa che ho fatto una puttanata, e allora in questo caso devo uscire e rientrare. No, basta fare così, giusto? Allora aspettate, adesso save state, uno solo. Poi mi pare fosse da fare così, sì, poi così, ok, save state, e adesso... allora, mi pare fosse così. Sì, ok. Allora, i teletrasporti rossi servono per far andare le rocce, mentre noi dobbiamo andare su quelli verdi. E infatti la roccia si è teletrasportata qui. Ok, questo pezzo è uno dei più difficili secondo me. Però l'ho fatto ieri, tutto quanto a memoria, dovrei ricordarmelo. Allora, si porta giù la roccia, poi per di qua, poi qui su, poi si faceva così, così, ok, e adesso tutto quanto a sinistra e giù, va in automatico, è quando vado sul ghiaccio, mettiamo la roccia qui e andiamo sul teletrasporto. Ah no, scusate, no, è giusto, aspettate, no, mi sa che dovevo tornare, sì esatto, ho sbagliato, scusate, è qui che bisogna andare. Eccola qui, allenatore, giusto. Allora, un Exeggutor, io faccio Crunch per sicurezza, visto che è resistente. E Shadow Claw è... ho più 3 di attacco, bene. E Shadow Claw non ne gode dello stab. Allora, facciamo un altro save state. Stavolta si fa così. Allora, sinistra, poi un altro a sinistra. Tutto giù. E poi... aspettate, così. Ok, adesso torniamo indietro, ma non ci riesco mica, guardate che non riesco a tornare indietro. Adesso, save state, non l'avevo neanche battuto lui, che memoria di merda. Ma come gli sono passato davanti prima allora? Come gli sono passato davanti se sono andato sul teletrasporto? Forse sono passato proprio al limite, attaccato al muro forse ero. Adesso vi mostro cosa voglio dire. Oh, contro lui usiamo Shadow Claw, visto che è debole. Forse sono passato per di qua, raga. Forse sono passato per di qui, probabile. Anzi, sicuro. Allora, adesso dobbiamo andare là. Solo che io non mi ricordo mai come si fa. Porco Giuda. Aspettate. Ah, ecco, ce l'ho fatta. No. Come cavolo si... cioè... no, non ci voglio credere. Forse da qui si deve andare. Eh sì, esatto. Allora, altro save state, vediamo se me l'ha fatto, ok. Battiamo lui. Ho 4 Pokémon, allora io farei Shadow... ah, Magikot credo sia... specchio velo. Schermo luce. Lo scoprirò subito, a parte che Shadow Claw è fisico, quindi non scoprirò un cavolo. Che poi ho scoperto che questo Pokémon qui, quello che ho appena battuto, questo cavallo verde, ha lo stesso verso... di Azumarill, ma messo in ordine diverso.
Ve lo farò sentire, ve lo farò. Anzi, magari... vabbè, ora che lo trovo. Allora. Me l'ha fatto salvataggio, ok. Allora, spostiamo... al centro. Ok, qui ieri ci sono stato... uno o due minuti ci sono stato, perché non riuscivo a capire subito come si facesse. Ma penso adesso di riuscire a farlo subito. E vedo che non ho ancora subito un colpo, molto bene. Ah, pensavo fosse... il cavallo da farvi sentire il verso. Invece no, è un altro tipo di cavallo, un unicorno. Allora, salvataggio. Si faceva, ok, se non faccio queste stupidaggini. Ok, salvataggio, giù. Adesso su. E ce l'abbiamo fatta. Ho anche la voce che mi sta andando leggermente via. Benissimo, sta andando tutto liscio come l'olio. Adesso credo che sia l'ultima roccia da dover portare, perché non credo sia sempre la stessa, ma credo che... Intanto qui io mi sono incastrato, aspettate. Adesso? Aspetta, ah ok, ho capito. Aspettate. È solo un po' tardo in questo periodo. In questo video, anzi, dai. Perché mi dico parole da solo? Allora, così, così, così. Spostiamola tutta. Poi così, così e così. Ok ragazzi, allora, fin qui è facile. Adesso dobbiamo tornare indietro per di qua. E poi per di qua. No, aspettate, ecco. Ok, adesso comincia il difficile. Allora, salvataggio. Fatemi spiegare. Cosa serviranno mai tutte quelle rocce che ho portato? Le vedete anche voi, ragazzi? Le vedete anche voi? Avete capito cosa servono queste rocce? Devo riuscire ad arrivare alla capo palestra imbroccando tutte le rocce nel momento giusto fino ad arrivare da lei. Raga, è una cosa difficilissima, ma devo riuscirci. Allora, intanto il primo salvataggio va fatto da qui. Ecco, già mancato. No, aspettate, mi sa che sto sbagliando qualcosa. Devo partire da qua, forse. No, da qui devo partire. Ecco, ho fatto la stronzata, ecco. Adesso salvo. Vai! Ok, ce l'ho fatta. Avete visto che l'ho presa giusta? Ho aspettato il momento in cui arrivasse più vicino a me per prenderla. Adesso andiamo da lui e battiamolo. Comunque, ragazzi, è tutta così la palestra adesso. Perché non so se avete visto in alto, però, ragazzi, adesso vi mostro meglio. Un altro executor. Dai che arrivo... No, non arriverò mai alle 62. Di pochissimo. Scommetto che mancano meno di 100 punti esperienza. 145, vabbè, dai, c'ero vicino. Cioè, ragazzi, io ve lo mostro, però, ragazzi, devo riuscire ad arrivare dalla capo palestra passando per tutte ste rocce. Io adesso credo di saperlo fare a memoria, però, aspettate, qui ho già sbagliato. Allora, si deve andare di qua, questo me lo ricordo. Devo fare così adesso? Sì, ok. Salvataggio. Non so se è giusto, aspettate. Adesso devo fare così... Ok. Beh, intanto battiamo loro due. Sì, che vuol dire che qualcosa che ho fatto giusto finora. E Shadow Claw, dai. Così salgo al 62. Più 4 di attacco non succederà mai. Più 3, esatto. E ok, facciamo anche adesso, dai. Ok. Un Metang. Resistente per l'acciaio. Effetto 1 per. E battiamo anche lui, che avrà due Pokémon. Ho indovinato. No, ecco, adesso vi faccio sentire il verso, aspettate. Aspettate. Si fa tum tum. Mentre il verso di Azumarill è... Ma mettere il verso di Azumarill. Dio, non riesco a parlare. Il verso di Azumarill è... No, non riesco. Il verso di Azumarill è... Come cavolo era verso Azumarill? Ok, mi sono già dimenticato. Scusate ragazzi, però ogni tanto mi blocco. Che mossa era questa? Boh. Io farei... Faccio un save state perché non voglio sprecare quel crunch. Vedere se con Shadow Claw lo ammazzo. Perfetto. Scusate per quel piccolo momento di... balbettaggine, non lo so. Allora. Mi sa che adesso, da qui, non concludo niente. E sì, mi pare di sì. Non c'è nessuna roccia che passa per di qua. Sì che devo ricominciare, vabbè, non importa. Allora, da qua prendo questa, questa, ok. No, ho sbagliato. No, aspettate. Provo a salvare.
Non so se è giusto. Sì, credo sia giusto. Però non riesco a prendere quella roccia. Dio santo, non riesco a prenderla adesso. Ok, è giusto così, è giusto. Anche adesso è giusto. No, aspettate. No. Sì, è giusto. Ok, sì, è tutto giusto finora, è tutto giusto. Adesso vedete questa roccia? Dobbiamo farla arrivare fino al massimo, fino al massimo. Cioè non può andare più a destra di così. Adesso, da qui il save state è fondamentale perché devo prendere questo e andare a sinistra. Ce l'ho fatta, ragazzi. Ce l'ho fatta in pochissimo. E tutto, tra virgolette, in live, nel senso che... Ma, cioè, avete capito? Cioè, se non fosse stato per quel punto in cui mi sono bloccato a parlare prima, sarebbe stato l'episodio più epico che abbia mai fatto. Facciamo crunch. Ok. E livello 60, 63. Perfetto. Allora, ragazzi, adesso io so già con che Pokémon lei parte. Però, anzi, in realtà so già tutti i Pokémon che ha. Quindi facciamo un cambio e mettiamo lui, che mi sarà molto più utile. Prendiamo il Fortunuovo. Cioè, ragazzi, ho fatto tutto in... sono a 12 minuti di video. L'episodio più epico che abbia mai fatto. Scusate se il titolo sarà qualcosa come Rocce ad Minchiam, oppure, insomma, rocce che girano, rock and roll probabilmente. Rocce che rotolano, insomma. Poi deciderò che titolo mettere, vabbè. Comunque sarà qualcosa inerente alle rocce. Allora, io so già con che Pokémon parte, però non sono sicuro di cavarmela, sicché faccio un bello save state. E cominciamo con la lotta. Ha 5 Pokémon tipo psico, ma con un tipo secondario quasi tutti, mi pare. Il primo che parte è lui. Anzi, lei, scusate. Ah, comunque non vi ho fatto neanche vedere, scusate, lo sprite della ragazza. Che devo dire, sì, dai, è degno di una capopalestra. Una vestaglia rosa con un cappuccio, insomma, abbastanza regale. Vabbè, non ci faccio più tanto caso neanche io. Allora, con lui faccio Direct Blast che è super efficace perché è volante. Ok. Mi ha immunità di difesa speciale, peccato, vabbè dai. Adesso manda Starmie, esatto. E uso Sprizzalampo. Che lo ammazzo. Ok. Ho subito del danno, non importa. Adesso manda Metagross. Però siccome io gli ho cancellato Digga, lui, che nell'avventura offline l'ho... Devo cercare di cavarmela con Drain Punch. Vediamo, dovrei togliergli... Esatto, sì, poco gli tolgo. Usa Cozzata Zen. Io mi ricarico. Però con un altro Cozzata Zen mi ammazza. E anche con Martel Pugno, giustissimo. Allora, adesso uso lui. E con Sprizzalampo dovrei ammazzarlo. Ok. Esperienza mi fa andare al 65. Adesso, se non mi sbaglio, manda... manda Girafarig l'evoluzione. Esatto, quindi io con Crunch me la cavicchio molto bene. Come ultimo Pokémon, lei manda il gatto fuoco buio. E io con il mio gatto roccia elettro, con un bel Direct Blast, decreto la mia vittoria. Episodio fantastico, veramente. Molto, scusate, piccolo rutto perché prima di fare il video ho bevuto un po' d'acqua per schiarirmi la voce. TM mi aveva mostrato che era la MT-9, mentre è la MT-29, che non credo sia psichico, sicuramente non lo è. E invece è psichico, very fucking good. Allora adesso torniamo indietro e salutiamo queste rocce che mi hanno fatto sbloccare non poco mentre ero in offline, però ero in chiamata con Leonardo quando l'ho fatto la prima volta in offline e avevo su il video, stavo guardando il video del ragazzo inglese che ha fatto questa ROM da cui Leonardo l'ha scoperta e che poi me l'ha passata a me. Ragazzi, ah sì, giusto, c'è la rivale ragazza che ci parla e non fa nient'altro. Sì, esatto. Ragazzi, ho guardato sempre il video di questo ragazzo e ho sentito che quando lui era andato a prendere Metang, scusate, Beldum, ha detto in inglese che ho sentito beat the gym leader, cioè non vorrei che bisognava prima battere la capopalestra per prendere Beldum. Adesso provo a vedere.
Ah, sì, è vero, ecco. Bisogna prima aver battuto la capo palestra per prendere Beldum. Comunque non ho fatto nessun save state perché non credevo fosse possibile. Cioè, volevo verificarlo adesso. Vi mostro che è un Beldum. Vado a curare la squadra e per questo episodio è tutto. Perché nel prossimo episodio andrò a fare l'ennesima base del team nemico. Episodio un po' più corto del solito, ma è giustificato perché non pensavo di metterci così poco a fare la palestra. E devo dire che non sopporto più questa mia voce, è orribile. Comunque, ecco Beldum al 25, natura vivace, diminuisce la velocità, aumenta la difesa speciale. Non è male, dai. L'unica mossa che ha ri è riduttore, ovviamente, ma tra poco si evolve. Al 25 si evolve, sicché in questo caso al 26. Come mosse di sicuro imparerà confusione, sono sicuro che la impara. E vabbè, allora, per questo video è tutto. Allora, nel prossimo episodio farò. Intanto direi di fare un cambio, di mettere lui con Fortunuovo. Ecco, però, siccome ogni tanto l'emulatore mi va lento, come adesso, ogni tanto mi frego. Allora, per questo episodio è tutto. E nel prossimo video farò questa. Stavo già facendo il saluto e a sto punto vado direttamente qua. Vediamo, vediamo. Sì, sono andati via, perfetto, che c'erano i due che bloccavano la strada. E tu non mi dici niente, ok, allora. Aspettate, facciamo così, parliamo con loro addirittura perché loro non ci dicono niente. Esatto, e neanche lei. Quindi, eccoci qua, DH Base, sto per leggere Doctor House, giuro, lo giuro. Nel prossimo episodio farò questo ennesimo covo, questa ennesima base segreta del team nemico. E per questo episodio epico in una maniera impressionante, tranne il pezzo in cui stavo farfugliando frasi ad minchiam, è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!